Bene, siamo tornati su Peggle Nights, la versione moddata. Non vedo niente. Ti si sono appannati gli occhiali? Sì. Vediamo se lo fa anche a Mi me. si sono autoappannati gli occhiali, devi soffiarci dentro così si. Ma anche tu ti sei fatto il tè? Sì, mi sono fatto il tè. Quanto sa di liceo sto tè? Sa molto di liceo, più che altro di sessione invernale universitaria. Vero? Madonna quanto mi piace sto sapore. Mi ricorda quando insegnavo a scuola, porco Giuda. Solo questo potevo bere, che il resto è tutto a fischio. Duel! Random level! Allora, giochiamo a Pegle, questa è una alla meglio di tre, no? Sapete esattamente come funziona, ormai sono anni che giochiamo alla meglio di tre, quindi. Quindi chi vince la prima ha vinto tutto. Non è Ma vero. chi ne vince due? Oh, inizio io! Non lo sappiamo ancora, sono passati giusto 3 anni. Vado! Perché inizia tu? Dove sta scritto? Engua, mammita. Guarda che bastardo senza Dio, guarda. Oh! Ragazzi, le chele sono inutili in questa sessione di gioco. È molto più interessante avere il Di fare meno 25 Porca secco. troia! Che culo di merda, Buono. hai avuto un culo di merda, posso dirlo. Oh, devo recuperare il tuo punteggio. Ci siamo. Guarda lì. 17.750, 17.620. Ma quanto è agguerrita questa situazione? Guardate il sinergo che fa meno 25 quasi. Attenzione perché questo è un tiro di Madonna merda. che. Complimenti. Ma guarda che Sono quei tiri che io ti. potevo tirarla dentro, ma poi mi sono detto: e se poi schizzo fuori e non combino niente? Scusa, schizzi qua. Bello pure sto tiro. Io ricordo che per adesso, da inizio anno, non ancora vinco un torneo. E questo non so voi, ma io la vedo come un problema proprio del destino. Allora, il 2019 è l'anno del maiale, ok? L'altro anno era l'anno del topo, Ah, del drago. Che buono. cazzo era il Ma non lo 2019? so, mi interessa. Quest'anno è l'anno del. Del maiale, credo. Ma del cane. Se è l'anno del cane, è contento Tofu, ma per quanto mi riguarda. Ma non c'entra niente il cane nell'anno del cane. Porco cane! Alberto Tomba, docet. Comunque, sempre meglio che l'anno del. Dai, dai. Non si entra, non si entra, non si entra! Ma che culo! Ma che culo! Eh sì, e poi che vogliamo fare? Attenzione ragazzi, Nicola si gioca il tutto per tutto, potrebbe essere una vittoria oppure una sconfitta se mi rimbalza e rientra in culo alla mamma. Ho una paura bestia a cliccare sto cazzo di. Ciao bambini! Porca troia, maledetta, quella zoccola scrofa! Però hai fatto un bellissimo cesto, posso dire. Ma Cristina D'Avena in concerto. Ma io porca Ah, di quella. puoi prendere la chela, che ti salverebbe. Stai zitto, cosa mi salverebbe? Ti permetterebbe di provare a colpire l'ultima palla e fare una festa estrema. Sei un pezzo di merda. Vabbè, la prima me la giudico io con un vantaggio di tipo 110.000 punti. Ragazzi, la realtà è che è successo qualcosa, io ancora lo so. Cioè, però in effetti è un periodo abbastanza tranquillo, no? Questo è un periodo tranquillo a casa tua. Sì, nel senso che non stanno succedendo cose cattive, è per questo che adesso vince lui. Perché è un periodo abbastanza tranquillo. Guarda che mentre noi giochiamo, I bambini po'. Porca troia, maledetta! No, Facebook e E Instagram. vaffanculo, va! Che cazzo c'hai? Warren, tu! Me! Chi cazzo è Warren? Il coniglio di merda! Là! Cappella Cappella magica che entra di prepotenza nell'accappellamento. magica! Porca troia, qua il cappello magico con devasto fa. Però pure la palla di drago. Sì, Madonna. Ma tu ti rendi conto che schifo di punteggio sto facendo? Cioè, non so se ti Ma rendi perché stai conto. tirando senza troppa cura? Addio.
ma che cazzo di cura volete da me? Ma che cura volete? Ma voi vi rendete conto di che cosa sta succedendo qui? Questo è il mio e il tuo. Il mio sta lì a destra, stai tranquillo. Ragazzi, ha fatto un gran punteggio, eh? Sì, un gran punteggio con tu che c'hai 100.000 punti fuori. Veramente me lo stai dicendo? Con che faccia di merda, poi? Così. E rientriamo. Il cesto sì, ok. Tutto preciso, giusto, esatto. Team Redez, esisteva un tempo in cui io potevo bullarmi, ma esisteva una leggenda, ma adesso probabilmente il buon Nicola ha perso qualche cosa. No, non so cosa in generale, però ragazzi, io certe cose... Posso dire una cosa? Ti stai specializzando in tiri angoscianti, perché questi tiri che stai facendo... Mi scuso con... Io me ne vado. Ho preso il viola. Una delle parti 171. Ma che cazzo ti succede? Non sei più il mio compagno di giochi di una volta. E siamo alla seconda, devo fare ancora la terza. C'era una volta in cui si poteva giocare insieme a Sinergo. Ah, la zucca. Voglio prendere il verde, quindi farò così. Bravo. Fa sempre dall'altro lato, stavolta ha deciso di fare la cosa più stronza. Ti sei pulito tutte le parti che... Raga, la realtà è che qui devo giocare d'intuito. Cappella magica che è qua sopra. Vabbè, dai, però. Devo recuperare 300.000 punti. Cioè, con quale faccia dovrei farlo? Dopo che tu mi coppi... No, però, no, però. Va bene. Se volete io parlo, però credo che le parole in questo punto specifico del gioco siano inutili. Io lo so che i commenti saranno pieni di "Ah, Sinergo scula!" No, saranno "Ah, finalmente Sinergo vince", quando sono... Ma non è vero! Due tornei che vince e questo parte un attimino svantaggioso per quanto mi riguarda, eh? Perché? Tu dici... Perché? Perché? Dimmi, perché? No, dici, è una questione psicologica, tu dici. Cioè, qui potrei prenderli praticamente... Io non credo nella psicologia dello scontro nello sport. Voi sì? Pensate che abbia una rilevanza la psicologia nello scontro? No, per forza è così. Secondo me tutto sta in quanto ci si crede. Si può permettere pure di fare tiri di merda, capito? Non sto facendo tiri di merda, questo è un ottimo tiro. No, questo era uno di quei tiri tentati che veramente ti devi solo vergognare proprio. È riuscito. Ti devi vergognare. Ma è riuscito. Ti devi vergognare. Però, vedi, se uno i tiri non li tenta, al risultato non c'è. Io devo fare 300.000 punti, con che coraggio me lo dici? Dimmi, sì, con... Questo era un tiro tentato e riuscito, vedi? Sì. Io devo puntare a fare una festa bella, estrema e implausibile proprio. Madonna. Cazzo, grandi punti, eh. Beh, però, insomma, cioè, paragonato a quello che stavi facendo fino a poco fa. Guarda che lo piglio. Sono bravo a fare queste cose qua. Questa è la mia specialità, è la mia. Torna almeno alla tua specialità. Questa è la tua specialità. Ragazzi, io non so cosa dirvi, mi ha stracciato per la prima volta in assoluto. Questo 400. È un punteggio in cui mi ha rotto letteralmente il culo. Bene, ci vediamo. Scusa, devo parlare col mio di pubblico, per la parte di pubblico. Consolati, vai. Non devo consolarvi. Ricordate che ci sono sempre dei periodi bui, ma ai periodi bui un giorno, alla fine del tunnel, rincontreremo la luce e lo faremo insieme, cari amici. E come dice insieme anche nel film Il Corvo, non può piovere in Salento. Vaffanculo, eh? Vaffanculo. No, non manco posso bere. Alla prossima.